Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, seconda puntata delle 4 previste per questa serie di training, diciamo da casa. Siamo sempre qui con Jenna, mi raccomando iscrivetevi e seguitela sul suo profilo Instagram che è JS Fitness Trainer, comunque ve lo lascio qui sotto in descrizione. Oggi, come ho detto nel video precedente che è questo qui, andremo a potenziare e aumentare diciamo la resistenza delle gambe. Esatto. Per questo video ci serviranno il solito bastone della scopa della mamma o della moglie e due casse dell'acqua o di più se voi siete particolarmente preparati. Okay? Andiamo subito al primo esercizio. Allora ragazzi, oggi dicevamo alleniamo le gambe. Il primo esercizio sarà un esercizio che va a curare la forza esplosiva, la resistenza e va anche a lavorare molto a livello cardiovascolare. Quindi se avete preso qualche chiletto in questa quarantena, questo esercizio ci vuole, ci fa bene. L'esercizio noi partiamo con i piedi alla larghezza delle spalle, ok? Non dobbiamo fare altro che un jump squat. Quindi piego, ok? Esplosione, ok? Inspiro quando sono giù, fuori l'aria mentre esplodo. Mi raccomando, aiutatevi con le braccia per avere una forza esplosiva più grande. Allora, le serie sarebbero 3 da 1 minuto, ok? Quindi tiro fuori la mia macchina della morte. Claudio, sei pronto? Sì, sono pronto. Vai! Tocca per terra quando vai giù, eh? Tocco per terra! Ok, stop. Hai fatto 19 secondi. Dopo aver fatto 3 serie da un minuto, ho fatto 19 secondi per capire come sono messo. Ciao cane. Quindi andrebbero fatte 3 serie da un minuto. Sì. Quindi adesso passiamo al secondo esercizio. Non so come farò, ma passiamo al secondo esercizio delle gambe. Allora, secondo esercizio. Potenziamento, ok? Quindi andiamo a prendere il bastone della cognata, arrotoliamo un asciugamano, più che altro perché ce lo dovremo appoggiare nella, diciamo, sulle scapole e non voglio che vi facciate male, quindi arrotolateci un asciugamano. Posizioniamo il bastone, mi raccomando, sulle spalle, non sulle ossa del collo, perché sennò vi fate male, ok? Sempre le gambe alla larghezza delle spalle, inspiro, piego, fuori l'aria salgo. Una specifica molto importante: il ginocchio non deve mai superare la punta del piede, quindi schiena dritta, sedere in su, peso sui talloni. Ok, riposo. Questa è andata decisamente meglio rispetto a quello di prima. Allora. E anche le 4 serie, sempre da 12, di squat sono andate. Adesso andiamo al terzo esercizio del video di oggi. Sì. Sempre sulle gambe. Sì. E adesso Jenna vi spiega un po' come si fa, che cos'è. Terzo esercizio, cambiamo tipologia, quindi non facciamo più squat ma andiamo a lavorare sull'affondo, ok? Riprendo un pochettino il lavoro fatto prima, quindi cardio, resistenza e forza esplosiva, ok? L'esercizio che andremo a fare è questo, mi tolgo il cronometro perché sennò mi vola nella faccia. Allora, mi raccomando, 90 gradi ginocchio davanti, 90 gradi ginocchio dietro, ok? Esplodo e scendo. Cambiando le gambe, ok? Mi raccomando, vale la stessa regola dello squat, non supero mai il piede col ginocchio davanti, ok? Butto fuori l'aria quando esplodo, sempre a tempo. Non ce l'ho fatta neanche stavolta a battere il mio record di 19 secondi. Miglioreremo. Voi siete sicuramente più bravi di me. Adesso andiamo al quarto esercizio, ultimo di questo video, sempre sulle gambe. Esatto. Adesso la Jenna ve lo spiega e poi io proverò in maniera indecente a farlo. Quarto e ultimo esercizio, come abbiamo fatto per lo squat, esercizio di potenziamento. Affondo in cammino, quindi vado a riprendere il mio bastone col mio asciugamano. Riposiziono
le cassette dell'acqua, ok? Lo metto sempre sul trapezio, mi raccomando, non sul collo. E andiamo proprio a fare un cammino, ok? Quindi una volta con la gamba destra e una volta con la gamba sinistra. Mi raccomando, ginocchio davanti sempre entro la punta del piede, peso centrale. Non ce la farò mai, non arriverò mai in fondo. Pronto? Sì. Vai. Anche il quarto esercizio è andato, sempre 4 serie, però adesso Jenna ci spiegherà un po' le modalità, perché noi qui abbiamo potuto fare in camminata, ma mi diceva che ci sono altre modalità. Assolutamente, noi qui avevamo spazio, quindi l'abbiamo sviluppato in cammino, che va un pochettino a lavorare di più anche i muscoli stabilizzatori, però se non avete la possibilità di poter camminare, lo fate sul posto, quindi alternando una volta la destra e una volta la sinistra. Per quanto? Cioè, sempre 4 serie da 12 ripetizioni, mi raccomando sempre il recupero nel mezzo, un minuto e venti. Quindi 12 per gamba? 12 per gamba, sì. Perfetto. L'allenamento di oggi, un'altra cosa che vi volevo far notare, è che è stato studiato come un interval training, quindi il cuore sale e scende, come dicevamo prima, per i chiletti di troppo della quarantena, è un allenamento ottimo. Quindi è anche buono per quando andremo poi a ritornare in moto, perché abbiamo comunque, quando andiamo in moto, soprattutto con la moto da cross, abbiamo il cuore molto in alto e quindi questo ci aiuta, sì, ad aumentare, diciamo, la resistenza cardio. Sì, esatto, aumenta la resistenza cardiovascolare. Anche per oggi il video termina qui. Noi ci vediamo nel prossimo video, dove andremo a potenziare. Torneremo nella parte sopra, schiena e tricipiti. Esatto. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dato. Se avete qualunque domanda o volete delle schede particolari apposta per voi, Jenna vi risponde nel suo profilo Instagram, che è JS Fitness Trainer. Grazie di tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!